consiglieri comunali dei comuni di Trastevere. Dopo il minuto di silenzio, io voglio dire due secondi quello che era quest'uomo che, al di là della sua situazione, che aveva dato come spirito di vita al cristianesimo, ma era un uomo che innanzitutto nel sociale lavorava moltissimo. E questo è l'esempio che questo consiglio comunale, rispetto a chi ha dato tantissimo, deve prendere un esempio dagli uomini di fede e non soltanto. Io voglio ringraziare anche il sindaco Cascora, il presidente del consiglio, l'assessore Castillo, gli assessori tutti, per averci dato la possibilità, dopo una battaglia, una lotta democratica naturalmente, sulle questioni del lavoro, di presentare un protocollo d'intesa. Un protocollo d'intesa che per la prima volta in questa città vede la necessità di poter far fronte a quello che è la crisi occupazionale. E la crisi occupazionale che va anche nel senso della crisi che sta vivendo oramai l'Italia intera. È importante che il comune, che forse uno dei primi comuni a attuare, a presentare un protocollo d'intesa. Questo protocollo d'intesa che noi abbiamo redatto come movimento di lotta, innanzitutto perché il movimento intero insieme all'OSD abbiamo presentato questo protocollo consentire alla politica che conta, alla politica che ha la responsabilità di governare, alla politica che deve confrontarsi ogni giorno con la città e i problemi reali, di dire una volta per sempre basta con le clientele, basta con gli amici degli amici che devono avere sempre gli spazi agibili per andare a lavorare. È un protocollo che mette un freno in certo senso all'amministrazione, al consiglio comunale, di far fronte alla crisi con quello che succede in città, nel senso che tutti i progetti reali che verranno affrontati, se ne parla da anni oramai, e speriamo che al di là della crisi globale possa essere un momento di riflessione reale per spingere di che progetti possono essere approvati, come il progetto del Più Europa, che è importantissimo, il piano integrato urbano, che potrebbe soltanto occupare oltre 10 anni di lavoro in questa città, dei 35 milioni di euro che la comunità europea ha messo a disposizione. E su questa scorta noi chiediamo che sia necessario che le aziende che devono investire sul territorio, come fanno altri comuni laddove ci sono delle necessità occupazionali, di dire a queste aziende, mettere le capitali d'appalto sin dal primo momento, che c'è bisogno di prendere in base all'importanza del personale, dell'appalto, tante persone forza lavoro dal territorio casoliano, perché i casoliani, i soffari sono stanchi di vedersi sempre bypassare da comuni limitrofi, ogni cosa che succede in questa città non passa mai per le mani dei soffari. I soffari, quelli che non parlano, quelli che purtroppo in questo sistema di corruzione, di ignoranza, sono le vittime e gli attrici di un sistema che ormai l'ha portato proprio veramente all'esasperazione totale. È questo che noi chiediamo, e chiediamo che si possa riabilitare i problemi reali della città. E questo lo dico all'assessore Castillo, che è un funzionario molto importante rispetto all'attività produttiva del territorio. Iniziamo dalle aree dismesse, che sono un volano, devono essere un volano. Sono 46 anni che ho sento parlare ancora di aree dismesse. C'è bisogno di invertire questa benedetta rotta, c'è bisogno di dire che cosa vogliamo fare della Tupibonna, che cosa vogliamo fare della ex Montefibre, che cosa vogliamo fare della ex Reggia. Di queste aree dismesse devono essere volate la preoccupazione. Dobbiamo far sì che la Menalini Group, anche nonostante i problemi che ci siano, ripeto, a livello globale di questa crisi internazionale, di dire, di dare un'alternativa, di far investire su questo territorio. C'è bisogno di dire alla società Casole Ambiente di fare meno sprechi, di dire al Casole Ambiente di fare anche per quanto riguarda, scusate, che devo dire, perché Ambiente per questi impiegati diventa attrezzato. Non è possibile dare un appalto alla Flora Napoli di 200-300 mila euro. Noi dobbiamo dire che il Casole Ambiente deve occuparsi anche di diventare attrezzato. Il Casole Ambiente deve occupare di tutto quello che passa per l'ambiente e per la propria soluzione. Queste sono le cose importanti. Sono le cose importanti perché a volte, guardate, qui non si ha un sì,
al popolo dal fatto o al sottoproletariato, come si può chiamare, per ignoranti di questo sistema che la conduce così. È la cosa più drammatica della vita. Riesce a vedere davvero cosa significa non vivere, cosa significa morire tutti i giorni, essere organizzati tutti i giorni. E questo per noi oltre ad essere una preghiera alla politica vera, alla politica che c'è la soddisfazione, caro Pietro, di fronte a te,